Entro il 24 gennaio bisognerà pagare la cosiddetta mini IMU e la questione riguarda ovviamente anche gli anziani, sia per chi deve pagarla, sia per chi invece ne sarà esentato. Soprattutto nelle grandi città, molti hanno iniziato a chiedere informazioni al CAF. La mini tassa deve essere pagata in quei comuni dove le amministrazioni avevano stabilito per l'anno passato un'aliquota di prelievo superiore al 4 per mille fissato dallo Stato. Chi deve pagare? I possessori di tutti quegli immobili, terreni compresi, che hanno beneficiato dalla cancellazione per legge dell'IMU 2013, con una precisazione fondamentale. La mini tassa è dovuta esclusivamente in quei comuni dove le amministrazioni avevano stabilito per l'anno passato un'aliquota di prelievo superiore al 4 per mille fissato dallo Stato. Chi non dovrà pagarla? Sicuramente chi l'ha già pagata per intero l'anno scorso. Inoltre, l'imposta non è dovuta se l'esenzione 2013 era dovuta alla decisione del Comune. Le amministrazioni municipali potevano infatti esentare, equiparandoli alla prima casa, anche gli immobili di anziani ricoverati in ospedale o per quelle abitazioni date in comodato ai figli o comunque a parenti in linea retta o ai lavoratori emigrati all'estero.